Efficienza energetica e sensibilità nel consumo sono tra le leve principali per risparmiare sulla bolletta e ridurre l'impatto ambientale. E proprio come nello sport, anche il risparmio è questione di allenamento. Vivo in campagna, in mezzo al verde, per mio figlio, per un futuro, in modo che possa respirare dell'aria pulita. Adotto dei piccoli accorgimenti, tengo la televisione spenta e non in stand-by. Da buona casalinga faccio le lavatrici solamente la sera e magari a basse temperature. E, oltretutto la mia casa è ben protetta, non c'è dispersione di calore e chissà, in testa mi sta anche frullando l'idea di poter mettere dei pannelli solari. Nel momento in cui ho avuto la possibilità di seguire la costruzione di questa nuova abitazione dove risiedo ora, ho cercato insomma, di dare il mio piccolo contributo, facendo attenzione alla coibentazione della casa, curato molto la costruzione proprio del tetto, quindi pensando a una copertura in legno, ventilata, ben coibentata, che permettesse di non dissipare calore durante l'inverno e anche di contenere invece quello estivo. Pur avendo un impianto a termopavimento, ho pensato di aggiungere una stufa a legna di cui sono molto orgoglioso. Sono in fase di definizione per un impianto fotovoltaico, quindi sto aspettando proprio gli ultimi giorni per l'installazione vera e propria. Vivendo in acqua praticamente tutti i giorni dell'anno e vivendo in un posto come questo in cui il mare domina e la fa da padrone, si nasce con il rispetto per questo ambiente, quindi cercare di tenerlo pulito. Qua si nasce così, i ragazzi hanno grande rispetto appunto di tutto ciò che è natura, e io nel mio piccolo cerco di trasportarlo anche magari a casa con una raccolta differenziata dei rifiuti, o semplicemente cercando di non abusare troppo della doccia o di quando si ci lava i denti, perché è una situazione che forse non si ci riflette abbastanza, ma spero che soprattutto nelle nuove generazioni, che forse da questo punto di vista sono più informate, cresca maggiormente, sempre più con convinzione, questo tipo di mentalità.